Bene amici, bentornati su Flow, siamo su Dredge. Allora, eravamo arrivati sulle scogliere burrascose, indirizzati dal collezionista che ci ha detto che qui c'era un altro pezzo da collezione. Adesso scopriremo poi quale. Qui avevamo venduto il nostro pesce, le nostre cosine, quindi facciamo passare la notte e vediamo un po'. Vediamo intanto che cosa ci chiede la nostra mercantessa di Navante. Per tornare a fare 4 piatti, hai bisogno di aiuto? Ottimo, stai cercando di tenere tracce dei luoghi dove vengono avvistate le varie specie di pesci. Ne ho registrati la maggior parte durante i miei viaggi, ma ce ne sono alcuni che non sono riuscito a rintracciare. Ti andrebbe di condividere con me le tue informazioni? Certo. Molto volentieri. Allora, sono il pesce tigre Golia, il pesce remo, l'anguilla pellicano e il celacanto. Meravigliosi. Già qualche dato su ognuno di questi aspetti, forse posso indirizzarti nella giusta direzione. Parlami di abissi più profondi. Ok. Pesce remo. È longilineo e fragile. Suppongo vivi in acque profonde ma calme. Forse le scogliere burrascose offrono il giusto riparo per questa specie. Forse. Tigre Golia è davvero spaventoso, caccia in acque torbide e paludose, rifugiandosi all'ombra degli alberi. A dire la verità, magari dove vivono i celacanti, ma hanno anche di primordiale, non credi? Non lo so, non l'ho visto mai. Perché mi sembra come se... Ah, ok. Boh. Giusto due notizie su Inkpell e su qualche posto qui intorno. Sti cazzi. Allora, andiamo a vedere se... Perfetto, l'attività. Uno sgombro tigrato, sì, la figura che si vede. Vabbè. Allora, Imo. Oh, un messaggio in bozza. Che ci dice sto messaggio? Che ci dice? Signor Michael Schmidt. Scrive, Carillon Rover, maschera di legno, servizio di Deva, setto di terra. Stato da antiquario di livello migliore a un prezzo molto conveniente, recuperato da un relitto imprecisato, solo inferiore incisa lettera J, per il resto in buona condizione, non è stato aperto per le schede della genere di ma per le istruzioni da parte del fabbro. Ok, e il resto. Ok, qui possiamo chiudere. E proseguiamo. Vediamo che riusciamo a trovare in questa zona. Questo per me è un ambiente. Okay. Un ambiente completamente nuovo. Subito, un servone bocca marcia. Top. Niente. Allora andiamo a lasciare i pesci dalla tizia. Comunque sì, siamo molto più veloci, bisogna dircelo. Allora, mercato del pesce, tutti i pesci hanno lo stesso prezzo.
Oh, 100 dai dollaroni. 100 dei dollaroni. Ma a parte questo che mi sia che... Allora, I think... No, niente, penso molto male. Magazzino, via. Mentre... Signorina, signorina... No, allora andiamo qui, andiamo sul mio magazzino così. Lasciamo pure questo lì. E via. Andiamocene a conoscere... Allora, innanzitutto andiamo a questa X. Ho finito una mente calma, vediamo che bonus mi dà. 10% di distanza e panico. Very well. Quindi che cosa abbiamo? Che cittadina è questo? Oh, questo è Ingfell. Oh, vediamo un po', cioè abbiamo la mera in pensione. Mi disastro qui intorno al del villaggio di scogliere Burazzo, mio fratello ci ha abbandonati, si è trasferito su quelle scogliere anni fa, immagino che ora stia rimpiangendo la visione di quello stolto. Allora, hai sentito di qualche strano evento accaduto qui? Subito dopo l'arrivo della carcassa dell'ultima balena ci fu un esodo improvviso dalle scogliere burrascose. Decine di navi fecero armi e bagagli e presero il largo in fretta e furia, dirigendosi verso nord. Quindi anche dove ero io. Coloro che erano a bordo agitavano le mani e gridavano verso di noi, ma non abbiamo mai capito cosa volessero dirci. Da quel giorno non si sono mai più visti né sentiti. Ingfell era un villaggio di marinieri e sottolineo era. Andavamo in mare, ne entravamo con una carcassa e davamo loro lavoro al resto della popolazione. Finché una ventina di anni fa le balene hanno iniziato a scarseggiare e ora eccoci qui costretti a sbarcare il lunario come viene. A posto così. E l'abitante di Ingfell invece, cosa vuole? Hai bisogno di aiuto? Sto cercando di preparare questo pasto speciale per la mia dolce metà, ma sto avendo qualche problema. Qui i gronghi stagionati, se considerate una merce per una rara prelibatezza, saranno anche mezzi marci, ma se preparati correttamente sono deliziosi. Di solito li sotterriamo per lasciarli fermentare, ma il nostro cane continua a trovarli e mangiarseli. Birbo. Non posso dirlo alla mia dolce metà senza rovinare la sorpresa. E procuriamo testi gronchi. Dove li posso catturare? Può essere abbastanza difficile, mi hanno detto che abitano in tane e cunicoli fra le scogliere. Immagino che ormai non se ne trovino più sotto i crinali. Perciò ti consiglio di avventurarti nei crinali tra le scogliere per trovarli. Si palestano soltanto di notte? Oh, cuccioli. Non mi interessa momentaneamente. Quindi abbandoniamo pure questo posto. Pesce pietra. Allora, sono le 17, vediamo un po'. Andiamo a vedere qui cosa c'è. Posso attraccare? Un uomo anziano emerge dalle macerie di un edificio vicino e barcolla verso di te. Oh, salve! Non capitano molti visitatori da queste parti, cosa ti serve? Se mica come posso rimuovere queste macerie? Servirebbero gli esplosivi, che tra l'altro mi servirebbero anche per... mi do la maggiore o minore, non ricordo. Li produceva per la caccia di balene, operazioni spiacevoli, ma ora che non ci sono più balene non credo sia ancora in attività. Ah, i pegni in pensione, ormai è un bel pezzo che mi ostinato a resistere qui, anche se a dire il vero ultimamente sto riconsiderando la mia posizione. Sono felice per tanto tempo, mia moglie e io abbiamo condotto una vita meravigliosa fino al crollo. Ora sono da solo, isolato al mare, solo con queste rocce tremanti in mio petto. Non è così semplice, mio fratello non... Vedi, io vivevo Ingfell con mio fratello, all'epoca lui era un baleniere, prendevamo male, litigavamo spesso soprattutto per la spartizione dell'eredità ai nostri genitori, eravamo nel pieno della giovinezza e della stupidità. Ci
sì, nella specie qui presi allo stemma di famiglia. Aia. Loro poi mio fratello. Ora dopo tutto questo stemma non posso. Dove si trova? Quella creatura. L'ho trascinato con sé. Cioè, stiamo sottoterra insieme a lei. Un osso di balena. Vabbè, li cercherò. Quindi abbiamo trovato il fratello del baleniere, quindi adesso vediamo subito se la mappa ci indica lo stemma. Perché se riusciamo a trovare. Eccolo lì, infatti. Se troviamo quello stemma, riusciamo sicuramente anche. Che cos'è? Perché è un terremoto. Che cazzo è? Una bella bestiolina. Allora, innanzitutto la grande cura. Ah, cazzo, i bronchi però stanno solo di notte. Allora, vediamo se. Esatto, non mi va. Per fortuna non mi ha rotto mai. Cioè, ha rotto. Vabbè. Vediamoci subito i pesci. E torniamo. Allora. I pesci. Con i pesci ho veramente 64. Riparazioni sono costate 60. Faccio paro domani. Allora, innanzitutto, la mia luce è accesa? Sì. La mia luce è accesa? Sì, però se io dovessi andare. Allora, lì è dove la prima X che mi aveva dato il collezionista, la seconda X invece è lì dentro. Però a me conviene sempre passare di qua. Eh sì. Io sento. Ok. Quindi se non ci smettono i mostri farmi fuori, lo faccio tranquillamente da solo. Molto, molto bene. Stronzo. Allora, ripartiamo all'ultimo salvataggio che chissà dov'è. Forse quando ho venduto il pesce. Le due nasse sì, ma le mie nasse stanno a casa di Cristo. Allora, riproviamoci perché tentarono a noce. Io entro di qui. Cerco di evitare tutti i cos. Se io tolgo le luci, mi vedrà. The answer is yes, mi vedo. Allora mi metto le luci. Non ci vedo. Però adesso che mi ha colpito, proviamo a. No, cavolo.
lo stemma. Allora, visto che mi ho recuperato lo stemma, signori, io farei una grandissima fuga. Porca paletta. Grandissima fuga, sperando di non beccare il nostro amico. Non mi sembra proprio il caso di beccarlo ora. Bene, 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 bene. Dove devo andare? Devo andare dove devo andare? Dove devo andare? Ah, eccolo lì. Oh. L'orologio adesso non mi serve più. Un po' di fretta, mi approfinco. Bene, allora andiamo subito da lei. Non saprei neanche come definirla, come si chiama? La mercantessa itinerante, ok, ricordavo di più. Grazie, è stata una bella dormita, bella domanda. Allora, pesce non è nulla, andiamo nel cantiere e ci facciamo subito sistemare lo scafo. Perfetto. Poi, ecco, non si aspettava questa cosa che non mi serve. Quello è la stemma. Allora, andiamo dal balenino. No, andiamo dal signore. Dal fratello che aveva deciso in domani di restare su questo molo abbandonato. Attracchiamo qui. Allora, eremita, chi si rivede? Cosa posso fare? Questa è la tua famiglia? Mi hai trovato, non avrei mai pensato di rivedere questa meraviglia. Ora però un altro favore lo porteresti a Inkfell? Suo fratello è mortificato e che vorrebbe tornare a casa. Boom. Che tanto faccio il corriere. Io, GLS. Allora, andiamo a portare lo stemma. Magari mi dessero gli esplosivi. A quel punto tutto questo girovagare sarebbe giustificato. Credo che questo sistema sia tuo. Può restare nella mia vecchia bottega almeno per il momento, ma non ho bisogno di tempo per ricomprarla. Nel frattempo forse potresti fare qualcosa per me, pure. Vieni per creare una scorciatoia con gli esplosivi. Una carica, ma lo scoglio. Ah, ok. Ricordati lì per l'esplodere, non è lontano nei suoi pressi e posiziona alcune bandiere gialle, non puoi sbagliare. Dove hai detto che erano? Attraverso l'arco di roccia a sud-est, segui il canale e vedrai le bandiere gialle alla tua destra. Bene, a sud-est. Ah, ok, proprio. Allora entro di da Inkfell. Vado lì. Abbiamo trovato molto da fare, non ho pescato molto in questo posto, forse sbagliando. Sono molto impanicato. Forse perché ho incontrato quello stronzo, eccolo, guardia del diavolo, spuntano le corna. Allora, ispezione. Vaffanculo, stronzo. Oh, informiamo sicuramente il baleniere, ma portiamoci a casa almeno qualcosa. Doblone. Finito? Molto bene. Non è un buon segno di solito quando c'è terremoto, se penso che
precedente era molto vicino, ma adesso non c'è più. Andiamo, tanto che ci siamo, che dobbiamo recuperare qualcosina. Qui. Questo piccolo relitto. L'altro perché almeno... Bastardo, struzzo, bastardo. Niente. Ti cerca. Ti cerca, ti trova. Che palle. Dobbiamo ancora buttare giù. Eh sì. Che palle. Allora. Non so se magari incide anche il fatto che io sia impanicato. Il fatto che molto mi insegue. E non so nemmeno come riuscire ad evitarlo. Perché è chiaro che quando c'è il terremoto, lui sta per arrivare. Proprio è scritto. Guarda, se adesso mi giro lo trovo. Eccolo. Però finché mi dà una botta qua via, alla fine ti dirò. Allora, prima questo me l'hai lasciato fare, quindi lasciamolo fare anche adesso. Mi sa che mi è passato molto vicino. Ma noi ce ne freghiamo, usciamo velocissimamente e ci torniamo con calma qui. Con molta, molta calma, dove stai vicino? Sta vicinissimo. Siccome non mi va di far scoppiare ancora la scogliera, andiamo un po' a... Andiamo un po' a... dal baleniere. E diciamo, zio, noi abbiamo fatto daci esplosivi. Che poi mi chiedo, ci sarà un modo per farlo fuori questo mostro? Oppure no? Allora, finiamo al baleniere e chiudiamo la puntata. Che può tornare qui. Allora, questa la chiudiamo qui. E nella prossima andiamo a prendere il fratellino. E vediamo che succede. Ciao!